il manifesto e poi il DUP abbiano avuto un merito rispetto agli altri gruppi della nuova sinistra, tant'è vero che oggi quando vado a presentare questo libro che abbiamo curato con degli scritti di Lucio Maggi, che sono anche molto importanti e molto preveggenti ancora dagli anni 60 su quello di analisi della società, che si chiama La ricerca di un altro comunismo, trovo tantissima i compagni di quella storia, di quell'area che ancora ci sono e che hanno una costruzione mentale come dire, molto ancora omogenea, molto simile. Ebbene, ci siamo ricordati in questi incontri che abbiamo fatto, in queste cose, di una cosa che ad oggi mi sembrerebbe molto utile da tenere in mente, e cioè una cosa che noi ci dicevamo sempre: anche se sei un partito del 2%, ti devi comportare come un partito del 45%. Che cosa voleva dire? Voleva dire che non si può fare le mosche cocchiere, perché un partito del 2% è facilissimo di poter dire bisogna fare questo, questo, questo e questo e quest'altro. Adesso vi pongo un problema di politica attuale. Non vogliamo che nel prossimo Parlamento ci sia un'alleanza con Monti, perlomeno forse tutti in questa sera, quasi tutti non vogliono un'alleanza con Monti, ma il primo modo per non avere alleanza con Monti è rafforzare il più possibile un centro-sinistra, e io dico personalmente quella forza che nel centro-sinistra, che è SEL, che in qualche modo è la più chiara sulla questione di non volere un'alleanza con Monti. Ma se questa maggioranza non c'è, che cosa facciamo in Parlamento? Chi se la sente di andare a dire dopo una settimana che si è votato riandiamo al voto? È facile da farsi per un piccolo gruppetto che si pone soltanto il problema di andare lì e dire io voglio questo, questo e questo, tutte cose che noi condividiamo. Ma se sei una grande forza politica non sarà facile, io non so come ce la caveremo. Non sarà facile, perché provate a dire, dopo le elezioni successive Grillo c'ha l'85%, se dopo una settimana si scioglie il valore perché non c'è la maggioranza. È molto complicato. Dico questo perché credo che bisogna avere sempre non un atteggiamento minoritario e declamatorio, ma invece questo credo che il DUP sia stata l'unica forza della nuova sinistra che ha avuto questo pregio. Il nostro slogan veniva da una frase di Santa Teresa di Lisieux. Santa Teresa di Lisieux, la frase che adoperavamo era questa, finivamo ogni volta così: voi, noi non contiamo niente, ma dobbiamo sempre agire pensando che tutto dipende da noi. E guardate, questo è importante saperlo bene, perché significa assumersi delle responsabilità e rinunciare alle declamazioni, e credo che questo ci debba servire anche nella prossima stagione, che sarà complicatissima.